penso una partita condizionata dal vento. Troppi l'arbitro ha permesso un po' il gioco duro da ambe le parti. Diciamo, la partita era incanalata sullo 0-0 in quanto le due squadre fino a un quarto d'ora dalla fine non è che avevano offerto grandi occasioni da rete. Abbiamo commesso con l'incertezza con Aliberti che ci ha costato il calcio di rigore. E una volta passato in vantaggio, diciamo che in quel quarto d'ora che è rimasto, più di 6 minuti di recupero, si è giocato siendo 4-5 minuti. Diciamo abbiamo sbagliato e abbiamo pagato. È mancato un po' di umiltà nei momenti cruciali della stagione, poter disporre dell'intera rosa come avevamo fatto nel girone d'andata. Quindi l'unico rammarico è questo, però ho detto pure l'altra volta ai ragazzi, non posso che elogiare il loro comportamento, che è una squadra per la prima volta che si affaccia in eccellenza, mantenendo l'ossatura della squadra di promozione, fa parlare di sé, diciamo, i media del calcio campano. Quindi la soddisfazione può essere soltanto questa, il rammarico può essere quello là che in 8 giornate abbiamo, penso, sciupato un 15-16 punti di vantaggio. Questo è l'unico rammarico che ho. Una gara come l'avevamo preparata, una gara molto difficile, sapevamo di trovare una squadra che comunque era ad un bivio, per cui la gara era importante vincerla, sia per loro che altrettanto per noi, per mantenere questo secondo posto che ci permetterebbe di giocare i play-off in casa, per cui è molto importante. Poi per il resto, tra il primo e il secondo tempo, ho detto ragazzi, questa è una gara che si vince su uno sbaglio, su una distrazione, e alla fine così è stato. Bisogna crederci, bisogna aspettare il momento opportuno e noi ci siamo riusciti prendendo un calcio di rigore che è realizzato bene da Strazzullo.